Oggi siamo qui a Calvi Risorto in compagnia di Gino Izzo, batterista jazz. Buonasera, Gino. Buonasera, buonasera. Allora, innanzitutto, come nasce la tua passione per la musica? La mia passione per la musica nasce dall'infanzia, da piccolo. E è stato sempre un mio desiderio suonare la batteria. Fin da piccolo ho avuto sempre questa passione. Sono stato sempre appassionato di musica pop, rock da piccolino. Poi piano piano, insomma, sono riuscito a realizzare questo sogno che poi è diventato una professione. Parliamo dei tuoi percorsi di studio e poi dei tuoi primi passi musicali proprio. Sì, i percorsi di studio, innanzitutto io, come dicevo, da piccolo ho sempre desiderato e sono riuscito sempre ad avere un po' di tamburi a disposizione. Poi, intorno agli anni, fine degli anni 70, ho iniziato questo percorso di studi con il maestro Walter Scotti, figura estremamente importante perché mi ha dato una formazione oltre che artistica, soprattutto Umana. umana e didattica. Io amo l'insegnamento, soprattutto grazie all'esperienza con il maestro Walter Scotti. Io so anche che negli anni Ottanta hai partecipato a un'importante manifestazione itinerante, Jazz Tour Campania, organizzata da Rai 3. Parliamo di questa Sì, manifestazione. era una manifestazione molto interessante, perché coinvolgeva un po' musicisti campani provenienti dalle varie province, Napoli, Salerno, Caserta in particolare. Quindi in quell'occasione ho avuto modo di conoscere musicisti come Guglielmo Guglielmi, Vittorio Pepe, Sandro De Piscopo, con i quali abbiamo collaborato poi per diverse, Maria Pia De Vito E poi in anche. seguito anche Gianni D'Argenzio, con il quale hai Sì, collaborato. il quale già conoscevo da tempo, col quale già collaboravo precedentemente con il Caserta Jazz Quartet, con Ferdinando Ghidelli, Enzo Faraldo. E con questa formazione poi ci siamo incontrati con altri musicisti campani. Tanto è vero che il Campania Jazz Quartet ha raggiunto anche il primo posto al concorso nazionale di musica Jazz a Forlì. Sì, è stata una bellissima esperienza, sì. Non ce l'aspettavamo, avevamo partecipato a questa manifestazione giusto così per tentare, poi è stato un bel successo, insomma, una bella cosa. Collaborazione anche con il noto chitarrista Fausto Mesorilla. Sì, in collaborazione, diciamo nella prima metà degli anni Ottanta ho collaborato in studio con lui per parecchie registrazioni, lui aveva uno studio a Caserta in Via Verdi, mi pare. Quindi ho registrato parecchie cose con lui. Poi ci siamo un po' persi, ritrovati intorno al 2015, negli ultimi anni. Poi purtroppo è mancato e bene, purtroppo. Purtroppo questa. Anni 90 invece, formazione del quartetto Euritmia, e poi parliamo anche della tua entrata nell'orchestra diretta dal maestro Gerardo Di Lella. Euritmia è stata una bellissima esperienza con Ernesto De Fortuna al piano, Enzo Faraldo basso e Elvira Giordano, bellissima voce. Abbiamo sperimentato un po' sul genere fusion e pop anche degli anni 80-90. È stata un'esperienza molto molto bella. Ho capito. E riguardo invece l'orchestra diretta dal maestro Gerardo Di Lella, no, cosa ricordi in L'orchestra particolare? Gerardo Di Lella sarà esaltante perché io, avendo studiato col maestro Walter Scotti, ho avuto una formazione classica soprattutto indirizzata verso la Big Band. E Cioè questa grande esperienza, band, sì, questo la significa. grande orchestra appunto, quindi questa esperienza mi ha permesso di realizzare tutto quello che io avevo dentro e che avevo assimilato attraverso gli studi del maestro Scotti. Ed è stata esaltante anche perché abbiamo avuto la possibilità, l'opportunità di accompagnare degli artisti di calibro internazionale come Steve Grossman e il grandissimo clarinettista Tony Scott. Ho capito. Tu hai formato anche United Quartet. Parliamo di questa United realtà. Quartet, sì. United Quartet è una formazione che nasce, diciamo, con il sassofonista Emilio Silva Berdmar, con il pianista Enzo Grimaldi e Enzo Faraldo al basso elettrico. Con questa formazione abbiamo sperimentato un po' la fusion anni 80-90 con repertorio Chick Corea, Herbie Hancock, eccetera, eccetera, insomma. E,
è stata anche questa un'esperienza molto interessante. Hai formato anche tanti musicisti, nominiamoli alcuni per esempio. Ah, sì, sì, che, insomma, la didattica, come ti dicevo prima, è stata sempre un aspetto che mi ha affascinato fin da ragazzo, grazie all'esperienza con gli studi con il maestro Scotti. E, ho avuto la fortuna di avere tra i miei allievi Mimì Ciaramella degli Avion Travel, Mario Rapa, batterista di Enzo Avitabile, Fulvio Cusano, Simone Di Feola, Raffaele Natale e tante persone. Nell'ultimo anno invece hai diretto un laboratorio di percussionisti provenienti dall'Africa. Sì, giusto? Un'esperienza umana molto stimolante, interessante, perché noi qua abbiamo a Calvi un centro dove ci sono tantissimi extracomunitari che provengono da paesi come il Ghana e con il quale, insomma, abbiamo tramite la collaborazione con la piccola libreria 80 metri quadri, che è un'associazione culturale, abbiamo realizzato questa collaborazione tra musicisti locali e extracomunitari. Insomma, è stata una bella esperienza che è durata un annetto e che spero si possa rimettere su a breve. E in questo periodo invece tu ti dedichi anche alla didattica, elaborando un sistema personalissimo, cioè didattica per l'infanzia. Sì. Negli ultimi anni ho avuto la opportunità di lavorare con tanti bambini. Ed è bello questo. Sì, è stimolante ed era una cosa, diciamo, per me nuova e che mi ha costretto in un certo senso ad elaborare delle idee, delle soluzioni adatte ad allievi che, diciamo, non sono motivati direttamente. Quindi ho elaborato questo sistema basato un po' sulle immagini, che sta funzionando tantissimo. Allora Gino, per concludere, ma non perché sia meno importante, manda un messaggio a coloro che vogliono prendere questa strada, cioè quella del batterista, no? Beh, la strada della musica è meravigliosa, però bisogna sapere che richiede tanti sacrifici, impegnarsi, poche gratificazioni, pochi soldi, ma tante emozioni, ecco. Allora io ringrazio Gino Izzo per il suo tempo e ti auguro una buona serata.